Tesoro, tesoro, Benny sta abbaiando di nuovo. Così sveglierai i vicini. Noi non abbiamo vicini. È vero. Hai imparato ad uscire, eh? Come al solito, il tuo tempismo è perfetto. Allora, Benny, abbiamo imparato bene la lezione, eh? Bravo, piccolo. Lo vedi che quando vuoi sai essere un bravo cane? Ah, e con questo sarai ancora più confuso adesso. La macchina è incastrata in un fosso. Com'è successo? Non me lo chieda, ci serve un carro attrezzi. Cosa? Un carro attrezzi. Va bene. La macchina è qui fuori, nel fosso. D'accordo, arriviamo. Salute. Cosa? Salute. Non riesco a sentirla, si stanno scaricando le batterie, come ha detto. Salute. Ah, molte grazie. Grazie. Il carro attrezzi sarà qui nel pomeriggio. Ma veramente puoi andare in ufficio? Continui a tossire. Un uomo deve fare ciò che un uomo deve fare. Ah, e che cosa deve fare un uomo? Andiamo, Benny. Vieni con me. Il microonde non va ancora. Prova a muovere il cavo. Abbiamo comprato l'estintore giusto in tempo. Ecco il mio taxi, devo andare, anche se a malincuore. Dovrò farmi una bella scorta di spray nasale. Sei sicuro che ti faccia bene? Io lo spero. Ci vediamo stasera. Ciao. Ciao, amore. Tesoro. Mm? Grazie. Di cosa? Niente, solo grazie. Dobbiamo smetterla di incontrarci così. Destino, cos'è quello? Un pensiero quello? Per la nuova casa. Oh. Stai andando via, speravo venissi a pranzo con te. Magari. Ho alcuni mariti da sistemare. Ci vediamo in tribunale alle 4. Ah, grazie per quello che stai facendo per me. Oh, oggi è proprio la mia grazie giornata. Grazie di cuore, davvero. Salute. Grazie, buon pranzo. Ciao. Ciao. Cosa stai facendo? Ciao, non ti ho sentito entrare. Sei pronta? Sì, quando vuoi. D'accordo, noi giocheremo a nascondino più tardi. Sempre a giocare qui, eh? Beh, non sempre. Sono ferma al semaforo e il tizio con la Mercedes continua a fissarmi. E così dico, ma sì, perché no? Tiro giù il finestrino, mi giro e non indovinerai mai chi era. Chi? Chuck Lubin. Chi? Chuck Lubin. Ricordi, uscivi con lui al liceo. Quell'energumeno che a volte veniva a casa nostra a farci vedere la sua macchina. E tu ti arrabbiavi perché portava sempre fuori me. Sì, Chuck il piedone. Lo vedessi adesso, non male. E poi eri tu che lo imploravi sempre di portarti fuori. Gli ho dato il mio numero. Perché? Le persone cambiano. Claire, non pensi che sarebbe ora che dedicassi un po' di tempo a te stessa? Non ho detto che lo voglio sposare. No, lo so, ma... Scusa, non importa. No, avanti, di pure. Perché hai sempre bisogno degli altri per essere soddisfatta? Lindsay, non ho bisogno di una predica, sono già abbastanza in crisi. Questa non è una predica, sto cercando di aiutarti. Di cosa stai parlando? Io ho detto a Paul che avrebbe dovuto rappresentarti, ma francamente non so se sia stata una buona idea. Perché? Non contare troppo su di lui, ok? E ricordati che è mio marito. Oh, lui è il mio avvocato ed è stato per me un valido sostegno, più di quanto abbia fatto tu fino ad ora. Bene. Sai una cosa, Clara? Tu e Chuck Lubin meritate di stare insieme.
Sei una mamma gatta. Fammi vedere. Oh, ma che pernicino. Ma da dove venite, micetti? Ti chiama la mamma. È la tua mamma. Tessa, da dove credi che siano venuti? Sì, lo sai che sei davvero un bel micetto. Ascolta, se ti teniamo con noi, diventerai un cacciatore di topi? Andiamo a fare una sorpresa a papà. E che sorpresa sarà per lui vedere te. Su, vieni. Andiamo.